Cavallini, un infortunio ti ha tolto subito dalla gara. Comunque poi ti abbiamo visto trascendere in situazioni poco piacevoli. In quella rissa eri chiaramente il protagonista. Raccontaci qualcosa. C'è da raccontare grandi cose. Ero in panchina e incitavo la squadra. Poi ho visto un gestaccio da parte del portiere verso il mio compagno. C'è stato parapiglia generale. Sono entrato in campo. All'inizio ho fatto solo per divide. Poi una volta che ho fatto per divide, il portiere mi ha dato col guanto piano di mota nel viso. Se permette ho reagito. L'ha visto e mi ha buttato fuori. Niente. Ecco, quindi ora si magari si preannuncia una lunga squalifica. Non so, la squalifica non lo so, ne faccio io. Un attimo, Sì, pronto. È qui il cavallino. Va bene, te lo passo. Va bene. Sì. Ok. Pasquale Cocco che ti preannuncia la squalifica. Pronto? Sì. Ho capito. Faccio dirigente. Vabbè, faccio il vice dei Nannetti. Sì. Allora, mi suggeriscono il segnalino. Segnalino. Segnaline. Ok. Mi riesce anche bene. Perfetto. Allora, un grande scoop di Arte Sfere Channe, esonerato Lombardi. Esonerato Varterino, al suo posto Cavallini. Perfetto, ok? Ti ringrazio. Orgoglioso del nuovo ruolo. Perfetto, grazie mille, alla prossima. Cavallini, voto 2, ad un cenno di Moroni scatena l'inferno, poi quando viene espulso minaccia di disintegrare l'intera squadra di Santa Colomba, si ridimensiona appena arriva la sua fidanzata. Succube.